Ci sono altri che devono votare? La votazione è chiusa. Presenti 396, votanti 364, astenuti 32, maggioranza 183, favorevoli 291, contrari 73, la Camera approva. Votiamo l'articolo 1, se non ci sono richieste di intervento, onorevole Di Vita. Sì, per dichiarare il voto di astensione del Movimento 5 Stelle. Grazie. A titolo personale, Baroni. Grazie per entrare bene nel merito del provvedimento. Abbiamo detto, è vero, tutto quello che ha citato la relatrice Carnevali in merito al fatto che sia stato introdotto l'articolo 14 della 328 del 2000, al fatto che abbiamo introdotto tutti gli articoli della Costituzione, sempre su proposta del 5 Stelle, e ci sono praticamente gli interventi di commissione che testimoniano quanto abbiamo cercato di contribuire e migliorare fattivamente i commi 1 e 2. Quindi avremmo votato favorevolmente se fossero stati solo i commi 1 e 2, ma di fatto i commi 1 e 2 cosa fanno? Danno una veste estremamente elevata esattamente a quello che è il comma 3, cioè assicurazioni, trust e controllo dei privati anche dei soldi pubblici. Grazie. Grazie, onorevole Miotto. Grazie Presidente, l'occasione per fare un chiarimento che spero stavolta comunichi l'emisfero destro con quello sinistro del cervello, come mi ha raccomandato prima il collega Baroni. E io sono certa che ci riuscirò. Collega Baroni, naturalmente per il tramite del Presidente, oggi per il dopo di noi non ci sono interventi pubblici, fatta eccezione per qualche meritoria iniziativa di regioni e comuni italiani. Ma manca l'uniformità, manca il criterio universalistico, manca un livello essenziale. Peccato che non abbiate mai detto questo durante questa discussione, perché non basta scrivere buone leggi.